disinformazione e fake news. Il Corecon tira le fila di una ricerca portata avanti negli anni della pandemia assieme all'Istituto Scolastico Regionale per informare e proteggere dalle insidie della rete e dal cyberbullismo. Federica Burbatti. Numeri importanti per il Corecom, il Comitato Regionale di Controllo sulla Comunicazione, TV, Radio, Web e Telefonia. L'ente a tutela dei consumatori ha chiuso gli ultimi 5 anni con oltre 36.000 istanze di conciliazione con le compagnie telefoniche. Tra rimborsi, storni e indennizi a favore degli utenti ha fatto restituire ai piemontesi 12,3 milioni di euro. Un altro dato che balza all'occhio riguarda il lavoro svolto nell'ambito delle notizie false in rete, ancora più diffuse durante la pandemia. Un questionario è stato inviato agli studenti. Abbiamo voluto fare un'attività di ricerca su 170.000 studenti piemontesi, abbiamo fatto un'attività formativa, dopodiché 7.600 studenti hanno scelto di rispondere a questo sondaggio, rivelando che i ragazzi sono abbastanza accorti a distinguere la corretta informazione della disinformazione, ma possono cadere nelle trappole del fake, di quello che magari sembra verosimile e che quindi induce in errore. Il 70% degli studenti sa intercettare notizie false, c'è un grande interesse da parte dei ragazzi per un uso più critico delle notizie e del web. Nel novembre 2019 è stato firmato il protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto contro il cyberbullismo, sottoscritto dalla Giunta regionale. Per quanto riguarda i giovani, le fake news sono un argomento molto attuale e soprattutto che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Abbiamo proprio bisogno di strumenti per riconoscere le notizie vere dalle notizie false.